adesso ci spostiamo di nuovo, vero? Andiamo sì, un po' a sud, andiamo a Catania. Viaggiamo freneticamente proprio. Ma sempre intorno al cinema, a un'idea di cinema, agli idoli, di idol, e anche a, così, a personaggi incredibili che hanno attraversato la storia, l'avventurosa storia del cinema italiano, come è quello di Daniela Rocca, che ha ispirato uno spettacolo teatrale di Domenico Trischitta, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Domenico. Buonasera, bentornato a Hollywood Party. Buonasera. Il titolo è Sabbie mobili e Guia e Ielo incarna appunto il dramma di Daniela Rocca. E Domenico, come nasce questo spettacolo? Evidentemente Daniela Rocca è un personaggio misterioso e molto molto interessante. Come hai lavorato su questo elemento? Beh, innanzitutto c'è da dire che incarna perfettamente la metafora del mondo dello spettacolo, la metafora, diciamo, sfortunata di dive che raggiungono l'apice del successo, sì, e poi iniziano il periodo di decadenza. Ma nel caso di Daniela Rocca c'è qualcosa di particolare, per esempio rispetto a un'altra diva come Laura Antonelli, che ha avuto il tempo di dimostrare il proprio valore. Daniela Rocca raggiunge l'apice con Divorzio all'italiana, e da quel momento in poi inizia questa discesa negli inferi, perché comincerà un percorso di follia che la devasterà fino alla fine. Poi lei morirà in una casa di cura nel 1995 al Salto dell'Etna vicino a Catania. Certo, lo spettacolo teatrale è uno spettacolo, si chiama Sabbie mobili, se non sbaglio, vero Domenico Trischitta? Sabbie mobili perché evoca una scena di Divorzio all'italiana, nel momento in cui il barone Cefalù, interpretato da Mastroianni, sogna di fare fuori la moglie e immagina queste sabbie mobili, e allo stesso tempo appunto il titolo Sabbie mobili ci riporta un po' al pericolo che ci sta dietro al successo. Ascoltiamo come nel caso della Rocca. Ascoltiamo proprio il film che è famosissimo, che conosciamo e che tu dicevi appunto che era il punto di l'apice e anche il momento in cui poi è cominciata la discesa rovinosa, Divorzio all'italiana. Fefe, ti ho portato il caffè, fresco fresco. Riposavi? Sì. E basta, di meno, basta una punta. Ma come? Se ti piaceva dolce il caffè. Ora non più. Fefè, me ne dai un goccio, proprio un goccio, un goccio. Ma se c'è la cucuma piena? No, di quello tuo. Grazie. Il capello bianco. E ora che te l'ho sciappato te ne nascono altri 7. Fa così distinto, la tempia un po' grigia, lo sai, Questo appunto è un frammento di Divorzio all'italiana di Pietro Germi con Daniela Rocca. L'incontro tra Germi e la Rocca è stato fondamentale, certo, per Daniela Rocca, ma forse anche fatale. Si racconta, Domenico, che si siano incontrati per caso in una trattoria romana, e mi viene da pensare quanta storia del cinema italiano si è fatta nelle trattorie di Roma, incontri casuali Divorzio all'italiana e poi insomma il seguito di una storia che è evidentemente una storia tragica. Lo spettacolo che tipo di movimento ha? Segue un percorso biografico? Come si sviluppa la drammaturgia? Allora, Massimiliano Perrotta, che è il regista di questo lavoro teatrale, sta dando un taglio molto interessante, che è appunto quello cinematografico e quello onirico, un po' bergamaniano. Per cui si inizia dall'incontro dei due, Germi e Daniela Rocca, in questa trattoria di Via Rasella da Gino, e là si comincia a rievocare in qualche maniera l'incontro, dunque la scelta di questa protagonista, il loro amore folle, perché come saprete bene il film fu funestato da episodi spiacevoli. Germi fu colpito da un ictus che lo tenne fermo per circa 6 mesi. Poi, quando si riprese, ci fu il tentato suicidio di Daniela.
viaggi, facevano in qualche maniera appunto ci immaginavano lo scenario che non sarebbe stato appunto... Si annunciavano proprio. la tragedia futura sicuramente. Però il film vincerà poi l'Oscar per la migliore sceneggiatura, ci sarà questo successo internazionale, La Rocca sembra essere proiettata a traguardi più importanti. In realtà invece la sua vicenda comincerà proprio a questa fase di decadimento, di crisi esistenziale, proprio di crisi di follia, e sembra quasi ricalcare poi un film di Antonio Pietrangeli, io la conoscevo bene, certo. Che parla di questa ragazza di provincia che viene a Roma, lo ricordo, un periodo molto, sì. Pieno di dolce vita, con e Stefania Sandrelli si brucerà. Domenico Trischitti, noi ti ringraziamo molto. Sabbie Mobili va in scena dal 15, quindi da dopodomani, e poi andrà in giro per l'Italia. È già stato un po' in giro per l'Italia, Domenico? In realtà aveva partecipato in una versione ridotta nel 1999 al Teatro Quirino, con la regia di Ennio Coltorti nella rassegna Attori in cerca d'autore. Ma per Catania adesso rappresenta una novità assoluta, perché adesso un testo che è stato ripreso, riscritto, e dal 15 al 21 sarà in scena a Catania, prodotto dal Teatro Sabbia di Catania. Perfetto. È un evento per noi importante, perché è una storia tutta catanese. Io sono catanese, il regista è catanese, gli attori sono catanesi, dunque per la nostra città rappresenta un evento importante. Ti ringraziamo molto. Ciao Domenico. Grazie, buonasera.